Sono intanto felice e contenta di questo incarico. È un incarico che mi riempie naturalmente di responsabilità e nel prossimo triennio sicuramente il mio impegno sarà consistente per far sì che le linee già definite dalla direzione possano prendere piede rispetto alle nuove progettazioni che andremo a realizzare. Certamente oggi la formazione in Italia ha bisogno di due elementi importanti. Da un lato quella di essere attrattiva, perché sempre più vediamo dai dati statistici studenti che non proseguono negli studi post-diploma. Quindi questo di diventare attrattiva per un territorio come la Calabria è uno degli obiettivi che ci prefiggiamo. E il secondo è quello di continuare a mantenere la grande notorietà che questa accademia ha da quando è stata fondata e per posizionarla a livello regionale ma anche nazionale e internazionale. Questa è una sfida che oggi si impone per le dinamiche di mobilità degli studenti, dei docenti e quindi anche su questo aspetto credo dovremmo lavorare molto per realizzare tutti i progetti possibili che possano creare sistemi e reti, perché soprattutto nella nostra regione abbiamo bisogno di superare quel gap che rispetto a tutta l'Italia ci vede sempre ultimi nelle graduatorie e soprattutto provare anche a mettere in atto delle strategie di, diciamo, di formazione che possano mantenere gli studenti qui in Calabria per evitare anche da questo punto di vista la migrazione formativa che caratterizza anche il nostro territorio. Per voi che accompagnate la mia gestione all'Accademia di Catanzaro, sapete che gli auspici sono sempre stati e continueranno ad essere positivi. All'insegna del valore della nostra formazione, all'insegna del valore della cultura. Oggi sono particolarmente grato al nostro ministro per aver inteso destinare a questo straordinario ruolo la professoressa Stefania Mancuso, persona di profonda cultura. Quindi sono certo e convinto che questa nuova collaborazione porterà nuovi prodotti, nuovi profumi, come sempre ha provato la nostra istituzione a comunicare all'esterno. La nostra istituzione è stata riconosciuta come vincitrice di un progetto PNRR sull'internazionalizzazione, quindi i nostri accordi con istituzioni omologhe alla nostra sono veramente tante. Sono 11 le istituzioni che intendono collaborare con un progetto che vede l'Accademia di Catanzaro capofila. Quindi, chiaro, l'idea è quello, sinergicamente, di creare ancora più contatti, più collegamenti. Noi abbiamo un dovere, quello di offrire ai nostri studenti l'opportunità, formandosi, di immaginare un futuro da poter sviluppare nel proprio territorio.